Buonasera. Buonasera a tutti. Il CAI Arezzano vi dà il benvenuto e vi ringrazia per la vostra presenza. Mi fa piacere che c'è parecchia gente. Questa è la seconda serata che organizziamo qua a Cogoleto sotto l'egida del Tumbattino Accademico. E questa sera abbiamo un ospite eccezionale. Io ringrazio anche il Comune di Cogoleto che ci ospita, che è sempre stato solidale con le nostre iniziative, e lascerei la parola al Presidente Generale del Tumbattino Accademico che illustrerà la serata. Molto telegrafico, sì. Ma in realtà io non vi parlo della serata, perché ci sarà Fulvio che poi ve la illustra meglio. Io vi parlo un attimo dell'accademico, che magari molti di voi sanno benissimo cos'è l'accademico, ma qualcuno dei più giovani no. Io ho iniziato ad andare in montagna verso la fine degli anni 70. Alcuni dei miei istruttori erano degli accademici, della gente sicuramente molto preparata, con una grande passione della montagna, soprattutto con un grande carattere. Questa è la cosa che mi è rimasta di più nella mia visione dell'accademico. Intanto, vabbè, l'accademico è nato nel 1904 e sostanzialmente è stato un gruppo di persone che si sono ritrovate a Torino dicendo: ho bisogno di un compagno per andare in montagna, se riusciamo a metterci d'accordo e fare un gruppo di amici sarà più facile poi andare in montagna per conto nostro e praticare questo sport meraviglioso, questa avventura meravigliosa che è l'alpinismo. Bene qua? Ok, perfetto. Un altro degli obiettivi dell'accademico era insegnare, cioè tramandare questa tradizione alpinistica, insegnare ai ragazzi, alle persone ad andare in montagna, e infatti l'accademico si è occupato delle scuole di alpinismo per lungo tempo. Diciamo che a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, prima e dopo, l'accademico ha espresso molti tra i nomi più grandi dell'alpinismo italiano. Dopodiché è iniziato un periodo un po' più difficile per noi, che non è ancora finito, ed è per questo che tutto sommato siamo qui a parlare di queste cose. Cosa è successo? È successo quello che ci racconterà tutto sommato Andrea Mellano questa sera. È successo che è arrivata la rotticata sportiva, è successo che un mondo che prima era una cosa sola, io quando ho iniziato a scalare, scalavo con gli accademici magari, non è che questi fossero più bravi di me, sicuramente avevano molta più esperienza di montagna e molta più convinzione di quello che facevano. Io ero un giovinastro e venivo a scalare a finale perché in quegli anni lì era di moda. C'era questa grossa rivoluzione, i nuovi materiali, i nuovi modi di scalare le pareti, erano cose che ti portavano velocemente a fare delle difficoltà che magari i tuoi istruttori non sapevano ancora fare, o non riuscivano a fare. E questa era una grossa motivazione, però facevano sempre parte dello stesso mondo. E negli anni poi questi due mondi si sono un po' divisi, tanto che, come dicevo prima, molti giovani credo che non sapevano neanche che cosa sia l'accademico effettivamente. Ora, quello che stiamo facendo in questo ultimo periodo è cercare di ritornare un pochino a interessare le persone più giovani, prendere dei ragazzi che arrivano magari dall'arrampicata sportiva, ma che comunque sono invogliati ad andare in montagna, prendere e portarli a conoscere, a condividere delle passioni, a condividere delle esperienze, magari riuscire a portarli in montagna, che non sarà la cosa più facile del mondo, anche perché dovranno tirarci su, perché ormai
perché uno dei nostri problemi è che la nostra età media è diventata molto alta e quindi abbiamo bisogno di farci vedere dai giovani, di farci notare, di interessarli, di incuriosirli e quindi di tirarne qualcuno nelle nostre file. Io sono diventato presidente generale, prima ero presidente di gruppo, del gruppo occidentale, ora questo incarico ho dovuto lasciarlo a Fulvio, è stato presidente generale perché nessun altro poteva farlo, ecco, non è che fosse la mia grandissima aspirazione, ne sarete accorti. E Fulvio, devo dire, è molto bravo, molto attento, è molto presente in questo compito che ci siamo dati, e in questa organizzazione di serate che grazie alla regione di Liguria, di cui abbiamo il patrocinio, riusciremo a portare avanti durante tutto questo anno, che dovrebbe portare poi a ottobre al convegno nazionale del Club Alpino Accademico che terremo a Genova. Boh, io ho già rotto le scatole abbastanza, direi che possiamo parlare della serata e quindi Fulvio Scotto, presidente del Club Alpino Accademico Occidentale, del gruppo occidentale, vi parlerà della serata, di Andrea, di tutte le malefatte che lui ha fatto in montagna. Grazie a Mauro Penasa per il suo intervento, l'introduzione sul Club Alpino Accademico. Grazie a tutti voi di essere presenti qui questa sera. Il mio compito questa sera è di presentare il personaggio, il protagonista, che come tutti voi sapete è Andrea Mellano. Andrea, che è questo signore con il maglione rosso, è un socio del nostro sodalizio, del Alpino Accademico, entrato nel ormai lontano, 1961, se ricordo bene, di nascita astigiano, classe 1934, anche se sembra un ragazzino, se sembra mio fratello, però è un giovane pimpante che ha attraversato mezzo secolo di alpinismo italiano. Italiano e anche un po' più in là. Si è trasferito già da bambino, subito prima della guerra a Torino, a seguito della famiglia, per motivi di lavoro, eccetera. Quindi è cresciuto nell'ambiente torinese, anche se aveva abitato un po' più a nord. È cresciuto alpinisticamente lì, nel primo dopoguerra, quindi quel periodo in cui si veniva fuori dalle grandi difficoltà, eccetera, eccetera. In quei primi anni non si andava certo a scalare chissà dove, e quindi le sue prime esperienze sono state nelle vallate e sulle montagne torinesi, su roccia principalmente, però siccome rodeva qualcosa dentro, la voglia di andare sempre un po' più in là, di guardare un po' oltre l'orizzonte, pian piano si è avvicinato alle grandi montagne valdostane, ai gruppi del Monte Bianco, del Monte Rosa, ed è lì che ha collezionato una bella serie di imprese e di avventure. La sua fama a livello italiano è dovuta al fatto di essere stato uno dei componenti della prima cordata, o prima doppia cordata, perché erano due le cordate che poi si sono unito gli sforzi, nella prima salita italiana alla parete nord dell'Eiger, che oramai qui a Cogoleto è diventata una cosa di ordinaria amministrazione, perché tutte le volte che ci vediamo parliamo della nord dell'Eiger, no? E lui era in questo gruppo di sei alpinisti, uno degli altri riferimenti in questo gruppo era Armando Aste, dolomitista, poi c'era Romano Perego, eccetera. Dopo aver fatto questa parete, in quegli anni, nel giro di un paio d'anni, ha salito anche le altre due grandi nord, a nord del Cervino e a nord delle Grand Jorasse, pareti che abbiamo conosciuto 15 giorni fa circa con le immagini di Pietro Godani. Pietro Godani è il local che ha realizzato la triade. Andrea Mellano è stato il primo italiano nel 63, quindi parliamo di qualche primavera fa, e
insieme a Romano Perego, suo consueto, abituale compagno di cordata, aveva realizzato la triade, e all'epoca era veramente una bella impresa. Poi sono venute altre grandi montagne di tipo occidentale, altre vie nuove, eccetera. Mellano però non è un alpinista solamente di gran fondo, per queste grandi pareti nord, 4000, eccetera, eccetera. Mellano è stato per tutta la sua vita alpinistica sempre molto attento e molto aperto ai cambiamenti che sono man mano avvenuti nell'ambiente montano alpinistico. Ed è stato poi lui che, passando da queste grandi pareti con scarponi, piccozze, ramponi, arrampicata, staffe contro staffe, è stato poi lui che, insieme al giornalista scrittore Emanuele Cassarà, ha inventato in Italia l'arrampicata sportiva, le prime gare di arrampicata, cosa che all'epoca, parlo di metà anni 80, quindi per la maggior parte dei presenti non un'epoca che si perde chissà dove indietro negli anni, un'epoca abbastanza recente, si sono inventati la prima gara di arrampicata sportiva, che fino ad allora non era sportiva, è diventata sportiva con le gare. Fino ad allora si parlava di arrampicata libera, arrampicata in falesia, anzi in falesia, in palestra si diceva. Poi la palestra ha cambiato nome, è diventata falesia, ed arrampicata libera in falesia si è passati poi all'arrampicata sportiva. 1985, in una valle, la valle dei Militi, vicino a Bardonecchia, al Valle Stretta, sulla parete dei Militi, Andrea Mellano e Emanuele Cassarà inventano le gare di arrampicata sportiva. Sembra un'eresia, il CAI con una A sola, non AI, il CAI non vede forse molto di buon occhio questa novità, insomma l'alpinismo che si trasforma in competizione come fosse ginnastica artistica oppure l'atletica, eccetera. Non sembra questo lo spirito dell'andare in montagna o del praticare la scalata. Però questo raccoglie quello che è il cambiamento che sta realmente avvenendo, cioè è la capacità di stare al passo con l'evoluzione dei tempi. E da allora l'arrampicata sportiva decollerà in maniera esponenziale verso quei traguardi che poi l'hanno portata addirittura molto recentemente alle Olimpiadi, no? Andrea Mellano all'epoca si inventa anche la creazione di una federazione, come c'è la Federazione Italiana Gioco Calcio, come c'è la Federazione Italiana di Sci, eccetera, eccetera. Lui ha creato la Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana, la FASI. E tutti gli atleti che praticavano gare erano iscritti alla FASI. Anche un vecchio scarpone tradizionale come me, nel 92 era iscritto alla FASI. Stasera gli ho fatto vedere il mio tesserino con tutti i bollini annuali, e anch'io, che sono un tradizionalista radicato proprio, avevo a Savona così creato un piccolo gruppo di arrampicata sportiva, lo Sporting Club Vado. Questo perché i tempi stavano cambiando, e non significa rinnegare lo spirito alpinistico precedente, questo significa solo star dietro all'evoluzione e ai cambiamenti. E parlando di arrampicata sportiva, non gliel'ho ancora detto, questa sera porto ad Andrea Mellano e a voi tutti i saluti di Cristian Core e di sua moglie Stella Marchisio. Per i Barazzini, se ce ne sono, Cristian Core dovrebbe essere un nome conosciuto. È di origine savonese, era stato mio alunno alla scuola media, ed è stato poi negli anni successivi, cominciando ad arrampicare alla scuola media, è stato più volte campione del mondo di boulder. Ha partecipato a campionati e gare di arrampicata sportiva, poi ha scelto il boulder, cioè l'arrampicata sui massi, ed è stato uno degli scopritori ed esploratori di tutta la zona di massi che c'è nell'entroterra di Varazze. Da un po' di anni si è trasferito in Canada con la moglie e le due bambine, anche la moglie è un'arrampicatrice di primo livello, non fanno più le gare,
sono stati chiamati in Canada per fare lui l'allenatore, credo, della nazionale canadese di arrampicata sportiva. E l'ho sentito ieri sera, gli ho mandato un WhatsApp, la locandina, e ci siamo scambiati, per me era sera, per lui era giorno pieno, mi ha raccomandato di fare i saluti ad Andrea Mellano dicendomi quanto tempo è che non lo vedo, quindi ti porto in diretta i saluti dal Canada. Bene. Adesso però Mellano è alpinista, due o tre spunti tanto per inquadrare il personaggio, no? Mi sono preso degli appunti perché poi rischio di dimenticarmi. Vi ho detto che ha cominciato a scalare sulle montagne torinesi. Poi un bel giorno, nel 58, durante le ferie d'agosto, le ferie estive, lavorava naturalmente, all'epoca non si viveva di alpinismo come capita fra i big del giorno d'oggi, no? A Rifugio Torino si trovano allo stesso tavolo tre gruppi, tre cordate, una di torinesi, nella quale c'è Andrea Mellano, che sono lì con l'idea di andare il giorno dopo a fare la via Allain sui Dru. C'è una cordata di genovesi con Enrico Cavalieri, nome che i genovesi conoscono benissimo, poi è diventato accademico anche lui, e c'è una terza cordata di lombardi con dei lecchesi che hanno in mente il giorno dopo di andare a fare la ripetizione della via Bonatti al Gran Capiusen. Siamo nel 58, queste ripetizioni erano imprese all'epoca, no? Non certo alla portata degli alpinisti della domenica. Naturalmente sono risedute allo stesso tavolo, chiacchierano, parlano, naturalmente parlano di montagna in quel modo che solo gli alpinisti sanno fare, che sembra non esista nient'altro, no? Ricordi di salite fatte, come ho fatto il passaggio, progetti, programmi futuri, si annusano un po' l'uno con l'altro, e rubo una frase a Gogna, no? Che dice si annusano un po' come fanno i cani, si scoprono compatibili, simpatici, e lì nasce un'amicizia. Un'amicizia che negli anni diventerà profonda, soprattutto fra Andrea e Romano Perego. Andrea era più uno scalatore da misto, con ramponi, piccozze, eccetera. Romano Perego era più un rocciatore, veniva dalla scuola di Lecco. Uniscono le loro rispettive abilità e formano una delle cordate più forti di quel periodo. Insieme a loro Enrico Cavalieri, che se loro erano forti, uno su ghiaccio, misto, uno un pochino più sulla roccia, Cavalieri se la cavava un po' su tutte e due le cose, e soprattutto era uno molto attento a osservare, a guardare, a cogliere gli spunti per ideare e progettare nuovi itinerari, nuove salite, e quindi era quello che magari spesso suggeriva dove si poteva andare, dove si potrebbe andare, e così per qualche anno hanno fatto. E proprio con Cavalieri, la stessa estate, Andrea va per aprire una via nuova sulla parete nord delle Grand Jorasse. Sulla nord delle Grand Jorasse solo i grandi personaggi dell'alpinismo hanno aperto la loro via. Singh, Desmaison, Bonatti e non molti altri. Loro vanno con l'idea di salire lo sperone nord che scende dalla punta Margherita, ma quando arrivano vengono a sapere che li hanno preceduti di pochi giorni i due più forti francesi del momento, che erano René Desmaison e Jean Cousy, veramente due personaggi al top dell'alpinismo di quell'epoca. Ragazzi, ci hanno fregato, sono arrivati prima, l'hanno fatta loro. E allora Cavalieri dice, però c'è l'altra punta, la punta Yang, la prima punta verso occidente, è uno sperone meno lungo, però ancora in scala. E così vanno su per il ghiacciaio, non mi ricordo se bivaccano al bivacco delle Periade o se bivaccano alla Terra, e il giorno dopo si aggiudicano questa via nuova, lo sperone nord della Punta Yang, quindi una via nuova sulla nord delle Jorasse. Questo un piccolo aneddoto. Altri aneddoti di questo tipo. L'anno dopo partono con l'idea di andare a fare la prima salita del pilone centrale del Frenet. Chissà di alpinismo a questo nome, pilone centrale del Frenet, pensa subito alla tragedia di Walter Bonatti. Siamo nel 59, era uno degli obiettivi alpinistici al top del momento, e loro, in alcuni tempi, la mettono in cantiere.
partono, vanno, però il tempo è brutto, devono rinunciare e cosa facciamo? E il solito Cavalieri, che ha tutte le note, tutte le sue le idee su dove si potrebbe andare, e propone di andare a salire un pilastro mai salito prima, sul versante del Mont Blanc du Tacul, un po' più basso di quota, un po' spostato rispetto al pilone centrale, magari lì si riesce a salire. E così viene fuori la prima salita del cosiddetto Pilier a tre punte del Tacul. E sono Andrea, Enrico Cavalieri e Romano Perego, dico bene? Questo tanto per dire... ed è Petron, sì, scusa, non stavo dimenticando. Questo tanto per dire quale genere di salita nelle loro mire. Allo stesso modo, febbraio dell'anno dopo, quindi sei mesi dopo, tentano la prima invernale alla nord-est del Badile, la via di Cassin. Non è mai stata salita d'inverno e loro pensano, come tanti altri, che questo sia un obiettivo importante. Partono, ma fanno un errore. La parete è pulita, quindi si potrebbe forse salire, però c'è tantissima neve e l'avvicinamento li frega. Non pensano di andare con gli sci, pensano di andare a piedi, perché poi salendo dal versante svizzero dovrebbero scendere in Italia, gli sci resterebbero di là, è vero? Non hanno pensato che avrebbero potuto tornare e poi successivamente a recuperarli, però uno magari pensa poi chi è che riesce a tornare. Vanno a piedi e così l'invernale va rotto di sfuma per la tanta neve. E questa prima invernale, mi parlavamo febbraio del 60, la faranno 8 anni dopo Gianni Calcagno e Alessandro Gogna, che in Liguria non hanno bisogno di presentazione, e sarà la prima grande impresa di Calcagno e Gogna, la prima invernale della nord-est del Badile, cosa che avevano già messo in programma il gruppo di Andrea. Un'altra cosa di esperienza del genere, per esempio, sei mesi dopo arriva l'estate, hanno di nuovo in mente di fare le salite nel gruppo del Bianco, sempre salite impegnative, beccano di nuovo il tempo brutto, cosa facciamo, cosa non facciamo? E se invece di stare nel Bianco, dove magari non si riesce a combinare niente, andiamo un po' più in basso, un po' più a sud, dice Andrea, gli altri, c'è una bella parete, un bello spigolo di roccia nel gruppo del Gran Paradiso, possiamo provare lì, anche perché lui c'è già stato, l'ha già annusata un po', l'ha già provata. Gli altri si fanno convincere, scendono giù nel gruppo del Gran Paradiso e in 2 giorni di scalata tirano fuori quella che a distanza di mezzo secolo è ancora oggi una delle vie di roccia pura più apprezzata e più ripetuta del massiccio del Gran Paradiso, è lo spigolo ovest del Becco di Valsuera, una bellissima ascensione assai impegnativa. Ultimo aneddoto, poi lascio la parola a lui. L'anno dopo, 62, oramai la cordata, il gruppo è affiatato, è pronto, e nell'obiettivo degli alpinisti italiani cosa c'è? C'è la Norte Line, la prima salita italiana della Norte Line. Si decidono per andare, e decidono di andare, si preparano, vanno, sono in 3, lui, Romano Perego e Gildo Airoldi. Passano dalla Kleine Scheide, che è l'albergo dove si arriva con il trenino, il punto di partenza, e Andrea, che era un volpone già allora, per dirne una, non c'erano le previsioni meteorologiche di oggi, che a distanza di 3-4 giorni ci dicono a che ora farà nevicata, come sarà la temperatura, il vento, eccetera, eccetera. Per di più la zona dell'Eiger e la parete nord, come ci ha spiegato Andrea Parodi la volta scorsa, è un microcosmo particolare, e lì avere delle previsioni mette davvero male. Come facciamo? Non c'erano certo i cellulari per collegarsi a internet, meteo.it, 3D Meteo, niente del genere. Andrea dice, ma io mi porto dietro 2 radioline, e alla Kleine Scheide becca un cameriere italiano, certo Salvatore, che contento di scoprire che ci sono degli italiani che vogliono tentare la Nordlager, si
dichiara disponibile a collaborare, Andrea gli lascia una radiolina e ogni giorno, perché la loro salita durerà più giorni, e penso ce la racconterà questa sera, ogni giorno si collegano con la radiolina e dalla parete chiedono a Salvatore, che fa il cameriere dell'albergo, come sono le previsioni per domani. Quindi era già uno stratagemma molto, molto scaltro. Basta, io ho parlato fin troppo. Quindi un'attività, quella di Andrea Mellano, che come ho detto prima attraversa mezzo secolo di montagna e ha saputo in questo mezzo secolo attraversare le diverse fasi, dall'esplorazione nelle Alpi occidentali, sui 4000, poi spedizioni in giro per il mondo, verso l'Himalaya, e poi man mano spostare l'interesse verso quello che diventava non la moda, ma la tendenza dei giovani, l'arrampicata sportiva. Un modo per rimanere sempre all'avanguardia, in linea con i tempi. Ancora oggi lui è qua con questo sorriso un po' sornione a raccontarci questo suo excursus che veramente attraversa mezzo secolo di alpinismo italiano. Andrea Mellano, grazie. Sentirlo raccontare non mi sembra neanche vero. Comunque vi ringrazio della vostra presenza. Il mio racconto si riferisce ad un periodo dell'ultimo Novecento, quindi sarete ormai passate, diciamo così, nella storia, che molte vengono fatte dai giovanissimi e brillantissimi esploratori in pochissimo tempo e in modo molto brillante, ma per noi erano veramente delle mete a cui aspiravamo molto. E quindi la mia storia è la storia di molti ragazzi della mia età, di quel periodo, dell'ambiente torinese, dell'ambiente piemontese, tutti che erano o piccoli artigiani, o operai, qualche studente, e che andavamo alla di giorno, alla domenica, perché potevamo solo alla domenica andare in montagna, a scoprire queste rocce delle nostre palestre. E quindi possiamo iniziare con le rocce delle palestre torinesi, che sono quelle che sono le più tradizionali. Per esempio che è la più conosciuta è la Rocca Sgorriva. La Rocca Sgorriva è nel Pinerolese, presenta un aspetto molto, molto bello dal punto di vista così dell'ambiente. E lì su quelle rocce abbiamo iniziato con l'attrezzatura che avevamo in quegli anni. Sì, via. Pure. Con l'attrezzatura che avevamo in quegli anni salivamo e cercavamo di superare i passaggi, a volte proprio in arrampicata libera, per abituarsi ad arrampicare senza diciamo il concetto anche stupido veramente e l'assicurazione. E vedete l'attrezzatura nostra era quella di, con gli scarponi, non c'erano le pedule, e questo è l'attacco classico della via Gervasutti, una via Gervasutti che partiva da questa placca e poi dopo usciva sullo spigolo, e noi ci andavamo sovente per riuscire a superare questi passaggi sempre senza aggiungere molte assicurazioni. Sulla via Gervasutti esistevano diversi passaggi che erano classici, che erano un po' l'esame che noi facevamo a noi stessi e ai nostri compagni. Questa è la famosa Dülfer,
della via dello Asuti, del passaggio di uscita, sono 20 metri senza assicurazione, che permette di, era un quarto grado, però era già abbastanza tecnicamente difficile. Ecco, come vedete l'attacco della fessura della Dülfer della Gervasutti si faceva in spaccata e poi dopo si arrivava a prenderla in Dülfer in opposizione e si saliva su in verticale. E questo era il nostro gioco, diciamo così, settimanale. In vista noi avevamo sempre l'idea di andare a vedere le nostre montagne delle valli vicine, delle valli di Lanzo, delle valli del Gran Paradiso, ecco, farò pure girare, grazie. Ecco, questi sono altri passaggi che noi cercavamo di superare nel modo più diciamo tecnicamente possibile. Sulla destra sono i primi passaggi in artificiale sullo spigolo della rocca sbarriera principale. Prego, pure avanti, prego. Ecco, i primi passaggi in artificiale, il tetto e poi i primi esperimenti con i chiodi a pressione. Io in quell'epoca facevo il fabbro e mi costruivo i chiodi, e quindi i primi chiodi a pressione che abbiamo provato a mettere su queste pareti erano di mia produzione. Questo è un altro passaggio sulla sinistra della via, di quella via che poi diventerà la via Motti e Grassi. Questa era una via più diretta che noi avevamo attaccato, però non l'abbiamo terminata per motivi di, diciamo così, di anche di tecnica. Ecco, questa è una foto molto, molto caratteristica. Noi frequentavamo, oltre a queste palestre nostre del Vittorio di Torino, anche la famosa parete dei Militi, a Bardonecchia, con le vie di Gervasutti, di Chabot. E alla stazione di Bardonecchia, noi arrivavamo sempre in treno perché non avevamo le macchine e tutto, c'era questa fessura della grondaia della stazione di Bardonecchia, che era il test a cui noi sottoponevamo a chi era con noi per la prima volta o all'inizio, per vedere se era poi in grado di superare certi passaggi. E questo era il superamento in Dülfer della fessura della grondaia della stazione di Bardonecchia. Qui siamo negli anni 52. Forse 53. E questa è la parete dei Militi. Parete dei Militi dove effettivamente lì noi andavamo veramente per affinare la nostra tecnica, soprattutto sulle vie classiche, come dicevo, le vie di Gervasutti, la via di Rivero, la via di Chabot, le vie di Fornelli che facevano allora. Ed era una parete che noi frequentavamo abbastanza spesso in quegli anni, sulle orme di quel famoso grande, grandissimo nostro concittadino torinese, allora torinese, Giusto Gervasutti, che aveva aperto questa bellissima via sulla parete dei Militi a Bardonecchia. Questa era tutta la nostra attrezzatura con le corde di canapa che dovevamo sgrogliare, dovevamo sistemare, dovevamo distribuire nei passaggi dove effettivamente era necessaria anche l'utilizzo della corda e anche di qualche chiodo. Dopo il periodo di questi allenamenti a cui noi ci sottoponevamo quasi tutte le settimane,
c'era venuto in mente di andare a ripetere la via Malvassorra al becco meridionale della Tribolazione, che era una via che era stata aperta da Piero Malvassorra e da alcuni anni era stata aperta nel 54-55 e da alcuni anni non era ancora ripetuta perché c'erano state delle disgrazie, una cordata aveva avuto delle vittime per ripetere questa via. Noi ci siamo andati e siamo riusciti con Dino Begali e via Petron a ripetere questa via che era un po' la classica allora del gruppo del Gran Paradiso e del becco di Valsoera. Questa è la via del becco della Tribolazione. Alcuni passaggi, come vedete la sistemazione dei chiodi era piuttosto scarsa come sicurezza. E in punta al becco della Tribolazione abbiamo trovato una bicicletta con un cartello con scritto l'ultima pazzia di Terenzio, ed era un ragazzo, un giovanotto di Cugnè che con molti sforzi era riuscito a portare una bicicletta passando dalla via normale, tirandola su con le corde, facendo e l'aveva sistemata in punta al becco della Tribolazione. Lì io ho fatto una cosa che poi mi sono scusato e mi sono pentito. Mi è preso una rabbia, ma abbiamo tribolato tanto per venire su questa montagna, fare superare questa parete, e poi la troviamo in vetta, una bicicletta, l'ho staccata e l'ho buttata giù. Ed è una cosa di cui ancora oggi mi vergogno, perché effettivamente non era necessario compiere questo atto così villano, anche un atto villano. Un'altra bella salita che siamo riusciti a fare è nella Val Grande di Lanzo, e la punta di Mezzenile. È stata una prima salita con Alberto Risso e Beppe Tron. Era una bella cresta dove non esisteva solo allora ancora una via sulla sinistra, e noi abbiamo attaccato questa parete che era ancora giudicata abbastanza dura, cioè abbastanza difficile, e siamo riusciti in una giornata a superare questi 400 metri di roccia con un grado medio di quarto superiore, quinto, con un passaggio centrale che effettivamente ci ha preso molto tempo, anche perché non c'era assicurazione ed era un traverso in discesa per andare a prendere un dietro che ci portasse in alto. Comunque questa è stata una delle prime belle vie che siamo riusciti a compiere in quegli anni nel gruppo di questa montagna delle Valle di Lanzo. Come già ha raccontato Fulvio, nel 58 siamo andati lì nel gruppo del Monte Bianco, al Rifugio Torino, per cercare di fare qualcosa. E lì abbiamo trovato il gruppo di Romano e il gruppo di Enrico. Ci siamo messi d'accordo, Romano aveva deciso con i suoi compagni di andare alla Bonati, al Gran Capiusè, e con Enrico abbiamo detto andiamo a fare la punta cross alla Nord delle Jurassic, che era ancora da fare. Ci siamo incamminati, siamo arrivati giù all'attacco e abbiamo incontrato una cordata di alpinisti che ci avevano detto che il giorno prima le Maison e Cusy avevano superato la parete nord che della punta cross, che è questa, la parte nord della croce è questa,
rimaneva sempre Enrico, lui che era molto, molto, diciamo così, erudito sulle vicende delle vie, delle montagne, ha detto, rimane ancora la punta Yang, che è l'ultima cresta della parete, e sono circa 450 metri, è una bella via. Allora siamo andati decisi e in due giorni, dopo un bivacco alla base, siamo riusciti a superare questa parete e ad attraversare, arrivati in punta, abbiamo attraversato tutta la cresta ovest delle Jorasses e siamo scesi poi in Val Ferret. Ed è stata una magnifica, due magnifiche giornate di montagne e di alpinismo. Questa è la visione che si ha salendo alla Yang, e questa era la cresta della punta Croz, e noi aspiravamo di salire il primo salito, ma gli altri sono arrivati prima di noi. Nel 59, all'inizio del 59, nel mese di luglio, io frequentavo molto la valle di Ayas, già da piccolino, e quindi conoscevo molto bene quella zona e sapevo che la costiera Brighton Roccia Nera, il versante nord, presentava molte occasioni di salite sulla parete. Allora non esistevano ancora. Allora con Pianfetti, un mio compagno di allora, di cordata, siamo andati a vedere questa via che attaccava dal versante nord della parete della Roccia Nera e saliva verso la punta di questa grande montagna. Ed è stata anche quella una bellissima giornata di montagna, perché il tempo è rimasto bello e quindi la soddisfazione di aggiungere al nostro carnet di vie era veramente, questa è la parte finale. Quell'anno nel 59 siamo andati come ha raccontato anche Fulvio, nel gruppo del Monte Bianco, con l'idea, allora sembrava un'idea pazza, del pilastro centrale del Frenei, che non era ancora stato scalato. I primi che l'hanno salito l'hanno poi fatto nel 61, mi pare. Purtroppo, giusto? 61, grazie. E siamo andati al Rifugio Torino, siamo andati alla Furscia, al bivacco della Furscia, per attraversare, scavalcare il colle e arrivare all'attacco del pilone. Purtroppo il tempo è cambiato, come succedeva sempre allora, che non si avevano tanto le previsioni. Noi, il nostro tempo non ci permetteva di fermarci di più, allora siamo tornati indietro, avevamo ancora due giorni, e Enrico Cavalieri dice, ma guardate che c'è, come ha detto Fulvio, un bellissimo sperone sul fianco nord-est del Mont Blanc du Tacul che è ancora da scalare. Siamo andati all'attacco, il tempo si era rimesso al buono e con un solo bivacco siamo riusciti a superare questa bellissima via che era abbastanza impegnativa per la nostra, diciamo, per la nostra preparazione, anche quindi con dei passaggi in libera e in artificiale molto 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 duri. Dopo questa salita questo è il passaggio finale, fatto tutto con le nostre scalette, e Romano Perego sta uscendo dalla fessura terminale in vetta a questo splendido sperone del Mont Blanc du Tacul.
costiera delle Diable, vista da questo versante, una bellissima traversata del gruppo del Monte Bianco. Nel 1960, l'anno dopo, il becco di Valsoera, lo spigolo ovest, il sogno di Gerla. Era uno spigolo di questo bellissimo torrione roccioso che già circolava ai tempi appunto di Gervasutti, Chabot, Rivero, e non si sa se l'avevano affrontato o no, però non aveva ancora avuto nessuno che era riuscito a salire. È veramente splendido questo spigolo che sale su quello spuntone. E naturalmente noi ci siamo sentiti, diciamo, il dovere di andare. Per la prima volta sono andato nel 59 dopo il Tacul con Giovanni Brignolo, e ho attaccato lo spigolo sulla destra, troppo sulla destra, dove poi hanno aperto Andrea Giorda e altri arrampicatori, hanno aperto delle vie direttissime. Noi non avevamo l'attrezzatura, siamo saliti un centinaio di metri e poi sotto a quei tetti abbiamo dovuto rinunciare, perché non avevamo l'attrezzatura adatta per superare, e forse anche, diciamo, la preparazione tecnica per quel tipo di salite. Nel 60, con Cavaliere Romano, dopo che ci eravamo trovati a Courmayeur per fare le nostre solite salite, diciamo, in programma, il tempo naturalmente era brutto. Allora ho convinto i miei due compagni a voltare la macchina e andare nel gruppo del Pianto Netto del Gran Paradiso. E ho detto, c'è uno spigolo bellissimo che lì in genere fa sempre bello, che non è vero, in Pianto Netto è il posto dove piove sempre. Comunque loro si sono fidati, e noi, girato la macchina e Romano la moto, era arrivato in moto da Lecco sotto la pioggia a Courmayeur, e noi gli abbiamo detto, guarda, dobbiamo girare, tornare indietro e andare nel Gran Paradiso. Non l'ha accolto molto bene, però poi ha accettato. Siamo arrivati lì in Pianto Netto, che io conoscevo molto bene anche per altre salite che avevo fatto oltre il becco meridionale. Siamo saliti su la metà strada sopra Rosone. La strada era interrotta, siamo andati su a piedi fino alla diga. Il custode, che io conoscevo, ci ha concesso il pernottamento in una sala macchine, e il giorno dopo noi abbiamo attaccato lo spigolo di questo Valsoera, ed è stata una bellissima salita. È stata veramente una cosa eccezionale per noi, questo tipo di arrampicata, che sembrava veramente di arrampicare su Monte Bianco, anche se non è veramente granito. Quello è Romano Perego, quando ha superato lo spigolo di destra di questa splendida via. Noi poi abbiamo preso della neve, è venuta una burrasca di neve quando siamo usciti, e siamo dovuti scendere dal versante nord. Questa è un po' una mia così. Nel 2010 sono andato a ripetere la via Valsoera, ed è stata anche una bellissima esperienza, con due amici splendidi, Andrea Giorda e Motto, e l'abbiamo salita veramente bene. Io ero tranquillo, e quindi sono riuscito a superare anche questa via. Dopo che siamo all'uscita dello spigolo,
quella bellissima giornata. È stata un po' così una non so se è stata mi è piaciuto andare a ripetere questa via, mi è piaciuto che Romano non c'era perché non stava già bene, però l'ho fatta anche per lui e per Enrico Cavalieri che non c'era più. Dopo il Valsoera siamo andati sempre nel bianco a fare, a ripetere l'appunto del Snatch su una via che non era ancora stata salita dal punto di vista delle cordate italiane. Una bellissima via che con i suoi 350 metri isolata è veramente un piacere salire su queste splendide placche di granito e uscire in vetta. È stata veramente una bella esperienza anche questa nel gruppo del Monte Bianco. Questi sono alcuni passaggi sulle placche della via Contamini al Bianco. Questo è il dietro finale prima della vetta. Mi sembra un po' fare la storia dell'Eiger che ormai conoscono tutti. L'Eiger, si era venuta in testa questa montagna, nessun italiano era riuscito a salire ancora. I primi tentativi erano stati quelli di Sennheiser e Meringer nel 35, questo tentativo, anche questo finito male, nel senso che al centro della parete sono stati investiti da una scarica di sassi e quindi erano precipitati a valle. Ecco, questo è il punto dove i due, sotto il secondo novaio, non sono riusciti a superare questo tratto di parete. Subito l'anno successivo, la cordata di Kurt Hinterstoisser Rhein-Alter. È stato un tentativo che poteva riuscire molto bene, purtroppo non è stato così. E anche la loro cordata ha dovuto rinunciare non solo alla parete, ma anche alla vita. Questo è l'epilogo del tentativo. Nel 38 due italiani, Mario Menti e Borco Rossanderi, anche loro si sono cimentati con questa parete e anche loro, per vari motivi, non sono riusciti e hanno perso la vita su questa montagna. Quest'aura di morte sembrava allontanare tutti da questa montagna. Effettivamente è una montagna che a guardarla ha un po' di respingente, respinge un po', però il fatto che respinge stimola a salire, stimola a tentare. Il 24 luglio del 38 c'è stata la scalata vincente della cordata austro-tedesca con l'unione delle forze che hanno fatto le due cordate, dei fortissimi scalatori, sono riusciti finalmente per la prima volta a superare questa parete che era giudicata una parete tremenda, la parete della morte. I componenti sono Hammer, Kasper, Heckmeier e Ford, che naturalmente in quegli anni questo significava dare forza, dare successo, dare celebrità allo Stato, agli Stati a cui appartenevano questi scalatori, e difatti sono stati ricevuti in grande forma dal Führer in persona, che li ha omaggiati
per questa grande salita. Gli italiani nel 57 hanno fatto un tentativo con Claudio Corti e Stefano Longhi, anche questo purtroppo finito tragicamente. Quasi alla fine, sopra alla traversata degli dei, Claudio Corti e Stefano Longhi. Corti era molto, più tecnicamente più preparato di Stefano Longhi, però Longhi era una guida alpina e quindi molto, molto affidabile. Erano giunti sotto la traversata degli dei, invece di passare, secondo il passaggio, andare a raggiungere il ragno e poi salire gli Austriglis, Corti è salito verticalmente nel colatoio e poi si è messo a traversare più in alto della traversata degli dei. A questo punto Stefano Longhi cade e rimane appeso sotto a questo passaggio. Il povero Longhi non riusciva a riprendersi per potersi, perché doveva superare un piccolo strapiombo. Corti non ce la faceva a salire, si è mobilitato tutto, diciamo, un complesso di soccorsi veramente notevole, e intanto, come al solito, alla Kleinescheide si era radunata la gente che perseguire questo tragico tentativo dei due italiani. Purtroppo Corti è riuscito a salire ancora qualche metro e c'erano i due austriaci che li avevano preceduti, seguendo la via giusta, che erano già arrivati in punta, però nessuno lo sapeva e si era sparsa la voce che Corti, per liberarsi, per liberare da persone che gli davano fastidio, per riuscire a recuperare, li avesse addirittura buttati giù dalla parete. Intanto i mezzi di soccorso si erano attivati e Sheppard, la guida, è riuscito a scendere i 300 metri che separavano la vetta dalla posizione di Corti, e agganciarlo e portarlo su a spalle fino in cima. Purtroppo per Longhi non c'è stato più niente da fare. È durato ancora un paio di giorni e poi è espirato, appeso alla corda. Ed è rimasto appeso alla corda 2 anni. L'hanno recuperato 2 anni dopo, con un'altra azione molto pericolosa di soccorso. Intanto noi avevamo maturato la nostra idea di andare all'Eiger per vedere se riuscivamo anche noi a salire questa montagna, visto che non perché ci sentivamo più forti o più in gamba degli altri, ma perché avevamo una preparazione che a noi sembrava abbastanza sufficiente per superare questo tipo di pareti. Siamo arrivati alla Kleinescheide nell'agosto del 62 e abbiamo messo le tende lì vicino all'albergo, dove c'era anche un pastore, e questo pastore ci è venuto vicino e fa: Italia? Noi abbiamo detto sì. Eiger? Noi abbiamo detto così. Domani tutti morti. Vabbè.
insomma, è stato il miglior augurio che abbiamo avuto per attaccare una salina. Intanto, come ha ricordato Fulvio, abbiamo conosciuto questo cameriere, Salvatore, dell'albergo, e io avevo queste due radioline che il tecnico Brignolo, Giovanni Brignolo, che era il tecnico molto in campo, aveva costruito proprio per noi, e gli ho lasciato una radiolina e gli ho detto: allora alla sera cerchiamo di sentirci, così tu ci mandi le notizie del tempo, però ti raccomandiamo, non dire niente a nessuno chi siamo. E lui ha promesso, ha giurato su Sant'Antonio, sui santi che voleva, che non avrebbe detto a nessuno chi eravamo. Abbiamo attaccato la parete con Perego, Gilbert, Roldi e Dio in tre, e siamo saliti sulle prime rampe. Vedete che è una parete che fa schifo, tutto un ciarpame unico. Poi quando ci sono dei passaggi verticali e dritti, allora la parete si fa, diciamo, tecnicamente salibile, ma i primi tratti, 200 metri, 250, non sono da grande montagna. Siamo saliti e al primo nevaio, sentiamo delle voci, qui ogni tanto trovavamo delle corde appese di tentativi o di quelli che purtroppo avevano avuto un incidente tragico. Arrivati al primo nevaio sentiamo delle voci e non sapevamo bene chi era. Gilbert Roldi, che lui di Lecco, ha detto: come lo fa? Ma quello è il Canela. Come il Canela? Chi è il Canela? Questo qua c'è il Canela, là sopra. Allora ci siamo salutati ed era la cordata di Armando Aste a Questa Pace e Solina, che erano partiti due giorni prima e avevano tribolato abbastanza per arrivare ai piedi all'inizio del primo nevaio. Siamo saliti anche noi, questa è la traversata di Testoscia, all'inizio del Testoscia, siamo saliti su al nevaio e a me dava un po' fastidio questa cosa qui. Ma come? Mai nessun italiano in questi giorni, in questo tempo, era venuto qua, adesso noi veniamo qua e troviamo subito un'altra cordata. Però erano amici, anche se io li conoscevo poco. Abbiamo fatto subito, diciamo, un piccolo consulto e abbiamo detto che se eravamo tutti italiani, l'Eiger doveva essere degli italiani, dovevamo unirci insieme. Infatti abbiamo fatto le due cordate da tre, salivamo a seconda dei tratti di ghiaccio o di roccia, a seconda passava davanti Aste, passava davanti Solino, passava davanti io, passava davanti Romano, a seconda. Questa è la traversata del terzo nevaio, con tutte le scariche continue dovevamo aspettare che finisse una scarica per attraversare di corsa il primo tratto, il secondo tratto, per arrivare al canale che portava poi su alla traversata degli dei. Intanto noi abbiamo fatto un bivacco nostro e due bivacchi avevano fatto già gli amici sulla parete, e il tempo purtroppo stava cambiando e difatti durante la comunicazione della radiolina alla sera abbiamo chiesto al cameriere come erano le previsioni, ma dicono così che dovrebbe venire brutto, lì da noi stava già nevicando con una fortissima tormenta di neve. Ci siamo dovuti fermare e il giorno dopo, con un piccolo miglioramento del tempo, abbiamo iniziato questa traversata degli dei,
dove l'anno prima era precipitato, no, l'anno prima, nel 57 era precipitato Stefano Lotti, per andare a prendere il ragno, il nevaio che portava poi all'uscita. Questa è la traversata degli dèi, questo è l'inizio del nevaio, del ragno che sale su fino alle fessure finali per arrivare sulla calotta della cima del Rainer. Alla sera noi ci sentivamo, il tempo era migliorato, ci sentivamo con questo cameriere e lui ci dava le notizie, diceva che i giornalisti, la gente voleva sapere chi erano quelli che erano sul live così, e noi gli abbiamo fatto ribadire non dire niente. E allora per consolarci, per dare un aspetto diverso, giocoso, ci faceva parlare con le cameriere dell'albergo che ci cantavano una canzoncina per radio. Infatti noi sul ragno appesi alle corde ci sentivamo le canzoncine delle cameriere dell'albergo della Kleinerseide. Queste sono le fessure finali che abbiamo superato abbastanza agevolmente, e poi dopo siamo sbucati veramente su questa montagna. Queste sono le ultime fessure finali, poi si arriva sotto la cresta e si arriva in punta all'Eiger. Finalmente l'Eiger era anche degli italiani. Appunto abbiamo fatto. Questo è Franco Solina, Ildo Airoldi, Acquista Pace Canela, Romano Perego, io e Armando Alto fa la foto. Non c'era, non avevano l'autoscatto, non avevo il posto per mettere. Siamo scesi lo stesso giorno lungo la via normale, e questa è proprio le due cordate, questo è Romano Perego, Franco Solina, Airoldi, Armando Aste, Acquista Pace. Questo sono io. Quando siamo arrivati all'albergo della Kleinerseide. All'albergo abbiamo avuto accoglienza. Salvatore, dov'è? Momento, Salvatore. Non so se c'è in queste foto qui. Salvatore, ma dovrebbe essere in queste foto. E siamo arrivati all'albergo e l'accoglienza e la direzione dell'albergo ci ha fatto, ha detto così, che c'erano solo più tre piatti di minestra e nient'altro. Allora in sei ci siamo divisi tre piatti di minestra. E l'albergo ci ha offerto senza pagare perché avevamo scalato l'aria. Accoglienza svizzera. Ecco il cameriere Salvatore. Questo è Salvatore, tutto contento. La radiolina, questo è Ildo, questo sono io con la radiolina, ed è stato veramente un ragazzo in gamba, ci siamo abbracciati quando siamo andati, e lui si sentiva tutto orgoglioso che gli italiani avessero salito finalmente la Nord dell'Aire. Qui siamo sul treno alla partenza per il ritorno. E noi avevamo quasi un impegno, perché quando abbiamo passato il confine a Gran San Bernardo, Gildo Airoldi, che era con noi, era sotto leva, e i carabinieri hanno fermato e ha detto: tu non puoi scendere, non puoi attraversare la frontiera. E come non lo prendono tutta? Allora mi ha detto: ma sentite, noi andiamo giù, fino giù a comprare un po' da mangiare, poi torniamo su. Sicuramente hanno fatto finta di crederci, e noi siamo stati poi quei sette giorni in più, siamo arrivati sette giorni dopo alla frontiera e ci hanno salutato i soliti finanzieri, ci hanno salutati. E questo 50 anni dopo ci siamo ritrovati tutti e sei, e il CAI ha fatto il bollino dell'anno, onorandoci molto per questa nostra impresa fatta
Cervino, è una montagna splendida, uno sfasciume unico anche in Cervino, però dal punto di vista estetico è una bellissima montagna, io la conoscevo già dalla parte normale, poi dal Thürgen. Nel 62, prima di andare a Leiger, avevo fatto un tentativo con Giovanni Vignolo, e il tempo era molto bello, però siamo arrivati oltre il grande nevaio, una scarica incredibile di neve, di ghiaccio, ci ha fatto desistere, ci ha sfiorati, ci ha fatto desistere e siamo tornati indietro. Nel 63, con Romano Perego e sempre Giovanni Vignolo e Beppe Castelli, abbiamo ritentato questa montagna. E ce ne ricordiamo ancora adesso. È una montagna che dovevamo scalare al massimo in due giorni, una parete in due giorni. Abbiamo fatto tre bivacchi sotto la tormenta di neve. Quei giorni sul Monte Bianco diverse cordate sono state disperse, tra cui la cordata di Dinberger e sua moglie che erano in punta alle Guinoir, che erano stati salvati dalle pietre. È stata una settimana terribile. Siamo stati costretti a fare tre bivacchi per salire questa parete, ma non volevamo scendere, perché siamo in piena tormenta. Su questo piano inclinato, è una parete di piano inclinato e non praticamente non dà un punto di sosta. Siamo stati costretti a bivaccare una prima volta al termine del grande nevaio, il secondo bivacco, il terzo bivacco. Giunti a questo punto, Romano Perego mi dice, poi naturalmente la stampa si era scatenata, quattro torinesi sopra la tormenta, angoscia per quattro alpinisti, non del Cervino, vivi ma in difficoltà, i quattro scalatori italiani, lì avevano già fatto una gran cassa molto, molto, molto forte. Romano Perego mi ha detto, a questo punto guarda, cerchiamo di attraversare sulla cresta dell'Early, eravamo a circa 300 metri, 250 metri dalla vetta. Io gli ho detto, guarda Romano, l'ho già fatta l'anno scorso per attraversare, non la farò mai più, piuttosto vado in punta, sto in parete 10 giorni, ma vado in punta, ma non faccio più la traversata dalla nord alla cresta dell'Early. E difatti con, dopo il quarto giorno di maltempo, che qui si vede abbastanza come le condizioni della parete, siamo finalmente riusciti a uscire da questa montagna incredibile, dalla parete nord del Cervino, che l'abbiamo desiderato tantissimo. Questo è l'arrivo in vetta di Romano Perego e Beppe Castelli. Noi siamo arrivati, stiamo già attraversando verso la punta italiana. In questa salita Beppe Castelli ha avuto un congelamento a entrambi i piedi, poi hanno dovuto amputare tutte le dita. E questo è Beppe Castelli all'ospedale, quando abbiamo fatto l'amputazione del dita. Siamo scesi giù dalla via normale svizzera, poi abbiamo incontrato degli amici al fondo della cresta, e quindi Romano Perego ha avuto un'oftalmia fortissima, non vedeva più, dovevamo guidarlo in discesa nella cresta. Non so perché, l'unico che non ha avuto nessun attacco di disegno, niente, sono rimasto io, per fortuna, così la discesa
sono riuscito in discesa a dare una mano ai miei amici per poi scendere giù. Castelli in Svizzera per le prime cure e Giovanni Brignolo, anche lui con un congelamento al piede, però non gravissimo, è sceso dalla nostra parte, dalla parte italiana. E questa è stata l'avventura nelle quali chi è che non può, che non ha dei desideri di salire su una montagna himalayana? Nel 63, il centenario del Club Alpino Italiano, Caioge organizza una spedizione all'Altar Lirum nell'Himalaya Metalese. Ed è stata una spedizione fatta così, da noi, non c'erano ancora le grandi organizzazioni, quindi tutta la parte burocratica, è stato un lavorone. Questo è l'Altar Lirum, un montagnone incredibile, 3.000 metri di parete. Su questa parete già i giapponesi l'avevano tentato 2 o 3 volte, con purtroppo una cordata. È stata sepolta dal ghiaccio e quindi non erano ancora riusciti a salire su questo montagna. Noi abbiamo iniziato la nostra marcia dopo l'arrivo a Kathmandu, inenarrabile vicende di viaggio da Delhi a Kathmandu, su un aereo che faceva i tentativi per superare la cresta della montagna per scendere nella piana di Kathmandu, ha fatto 2 o 3 volte il tentativo su e giù, abbiamo detto qui siamo riusciti a scendere a Kathmandu, abbiamo organizzato la questione e 8 giorni di marcia siamo arrivati alla base di questa montagna. Abbiamo iniziato subito i lavori con un gruppo di Sherpa che ci davano una mano, che avevano accettato di darci una mano per attrezzare i primi tratti della via. Abbiamo scelto la parte centrale con uno sperone di roccia, poi sulla destra era gioco forza salire direttamente sui serati, ed è stato un lavoro veramente incredibile quello di salire su questi muri con l'attrezzatura che avevamo allora, le cose normali, i ramponi come erano allora. Però siamo riusciti, giorno dopo giorno, a superare questa barriera di ghiaccio ed arrivare nella parte superiore della parete, sopra la grande serrata, e porre il terzo campo, noi abbiamo messo 2 campi, e porre il terzo campo nella conca, a circa 5.900-6.000 metri, da dove si poteva poi fare un balzo in avanti. E difatti con Guido Rossa, che faceva parte dei componenti di Noraggi, Alberto Risso, avevamo montato questo terzo campo, e intanto che loro scendevano al campo base, perché avevamo detto di scusarci un po', io e Mimma, il Sherpa, abbiamo proseguito per altri 200 metri oltre il campo per vedere esattamente il punto dove, a circa 6.800 metri, dove si poteva poi fare l'ultimo balzo. E abbiamo visto che eravamo veramente fuori, dei pendii di ghiaccio non molto ripidi arrivavano in punta. Contenti di questa scoperta, scendiamo anche noi fino al campo base per riposarci, perché il lavoro era stato notevole in quella giornata. Intanto con noi c'era il dottor Cesare Volante, un alpinista speleologo, e Giorgio Rossi, che era un alpinista compagno solito di Guido Rossa, che non avevano ancora per acclimatamento e tutto, non erano ancora riusciti a salire oltre una certa, tanto che noi ci riposavamo
sul campo e loro sono saliti su fino al campo 2, proprio sotto le saraccate, ed erano contentissimi per radio, ci hanno poi detto: oh, finalmente siamo più alti del Monte Bianco. Il giorno dopo dovevamo salire anche noi con Dino, con Vignolo, con Guido. Il tempo è cambiato e i serati cominciavano a muoversi un pochettino. Allora abbiamo detto a Cesare e a Giorgio: scendete, così vi mettete al riparo e poi saliamo tutti insieme. Loro dopo la notte si accingono a scendere e purtroppo dopo neanche 100 metri sono stati travolti da un grande serato che li ha precipitato addosso. Questo è il punto dove loro sono stati colti da un grande serato che li ha sbattuti per oltre 100 metri sotto alla mare. Questo è successo sotto gli occhi, li stavano seguendo col binocolo Lino Andreotti, il capo funzionario nostro, e Guido Rossa. Hanno visto questa loro caduta. Siamo partiti tutti di corsa, quasi di corsa, arrivare su, non so, è stata una, non lo so cosa sia sorretti a salire fino a quasi 5.000 metri in un tempo brevissimo, e li abbiamo trovati. Purtroppo Giorgio Rossi era già spirato. Il dottor Cesare Volante respirava ancora. L'abbiamo preso, l'abbiamo coperto e l'abbiamo messo al riparo della tenda del campo in attesa di portarlo giù. E infatti il giorno dopo l'abbiamo portato giù campo, ma purtroppo e anche 24 ore dopo è mancato anche lui, ed è stata una cosa tremenda, veramente. Abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti prestare dal villaggio di Lamtang, dagli sherpa, delle tavole di legno, abbiamo costruito noi una bara dove abbiamo accumulato. Perché con noi c'era anche Remo Grillier della stampa, che era corso subito a telefonare il giorno dopo, naturalmente, perché da Torino venivano gli ordini di abbandonare tutto e di così trasportare il corpo di Cesare Volante in Italia. Remo Grillier, ha detto stampa, ha cercato in tutti i modi di farsi dare il permesso, ma il ministero nepalese ha negato il consenso di trasportare la salma in Italia, perché dice quello che è mancato lì non deve essere spostato per loro ragione. Abbiamo tumulato Cesare quel giorno lì in una fossa vicino al cippo che ricordava il sacrificio dei tre scalatori giapponesi che avevano avuto anche loro l'incidente sul Rio. Non volevamo lasciare quella montagna, anche da Torino continuavano a mandare dei telegrammi, dei telex che poi ci riportavano i pulis su in corsa, che volevano che noi smettessimo tutto e tornassimo in Italia. Ma noi non volevamo lasciare queste montagne. L'Iru era perso perché le valanghe avevano distrutto tutto, avevamo fatto tutta l'attrezzatura, avevano distrutto tutto e non potevamo ricominciare sull'Iru.
però volevamo lasciare un ricordo nostro, un ricordo dei nostri compagni. Abbiamo individuato una bellissima punta alla base, nella costiera dell'Antand, dell'Irum, che in Arabia Dio, il giorno dopo siamo partiti per salire su questa punta e dedicarla ai nostri due compagni che non c'erano più. È stata una bella salita con dei passaggi di ghiaccio che superavano i 65-70 gradi e dei passaggi di roccia molto duri. E questa è la punta di questa Cesare e Volante dove non ci stavamo in due. E poi siamo partiti verso un'altra meta. Volevamo anche ricordare che i nostri, noi avevamo detto che non saremmo tornati senza avere un bottino di una punta importante. E difatti c'era questa bella montagna, Chiucari, 6.970 metri. Con Dino ci siamo incamminati, con Guido e Guido Rossa e Alberto Risso, che poi ci siamo divisi. Guido Rossa e Alberto Risso sono andati su una vetta vicino e l'hanno intitolata alla città di Torino. E noi abbiamo continuato questa via totalmente di ghiaccio, con dei passaggi molto molto duri, molto verticali, e finalmente siamo riusciti ad arrivare su questa vetta inviolata che ci dava un po' di soddisfazione per tutto quello che avevamo passato e anche per i nostri amici che non c'erano più. Questa è stata una bellissima punta e Dino Rabi sta arrivando sulla vetta del Coscia del Chiucari. Bellissimo. Lontano c'è invece la vetta del Goshantan, che è Corsisa Palma, che è quello lì, che era una nostra meta iniziale, ma non ci ha dato il permesso, che era uno degli ultimi 8.000 da scalare, 8.013 metri, però è rimasto lì solo. Poi siamo, questo è Guido Rossa, sulla vetta città di Torino. Prima di partire siamo andati a salutare i nostri amici. E li abbiamo lasciati su queste splendide montagne. Giorgio Rossi non abbiamo potuto portarlo giù perché era troppo pericoloso. Abbiamo aperto un crepaccio e l'abbiamo calato. Abbiamo tumulato dentro il crepaccio della montagna. Questo è il ricordo che ci resta di quelle montagne a cui tanto abbiamo desiderato di salire, ma che però ci hanno dato molta maledetta. Siamo tornati in Italia e abbiamo ripreso le nostre vite. Nel 64, la cima ora di Lavaredo, la famosa via Cassina, rinomina l'Alpere. Però ci siamo convinti, ma dai, andiamo una volta a fare una bella via di Dolomiti, andiamo e questa è la cima ovest, questa è la via Tassì, sale su al grande traverso, è una bellissima via, peccato che come sempre il tempo è cambiato, noi l'abbiamo attaccata, siamo arrivati al traverso, alla fine del traverso, a questa posizione, tempo. È arrivato un tremendo temporale incredibile, che un fulmine ha colpito la parete, mi ha buttato fuori dalla parete, mi sono trovato appeso col ghiaione che mi girava sotto gli occhi, dicevo ma chissà cosa è successo, e Grignolo dal posto dove era ancorato ha detto ma non è mica morto perché parla.
po' di fatica perché il fulmine, mi aveva colpito quasi in pieno, mi aveva fuso la catenina d'oro al collo e tolto uno scarpone, bruciato la calza e tolto uno scarpone. È stato un po' laborioso ritornare sulla cinta, però da quel momento abbiamo continuato a salire la via, siamo usciti dalla via e la cosa più difficile che abbiamo trovato per me è scendere il Piaione senza uno scarpone. È stato veramente non contenti, lo stesso anno avevamo un'altra meta, questa, a nord delle Giornate, che è montagna fantastica, la via Cassini, una delle vie più belle che si possano fare. Adesso sono diventate quasi di moda, ma, però sono, è una via fantastica, non c'è Aiger, non c'è Cervino che tenga niente. Questa via è una delle vie più belle che si esiste. Siamo arrivati alla capanna, eravamo in due cordate, c'era Romano Perego e Bosisio, Luigi Bosisio, che era venuto da Lecco con lui, e poi eravamo io e Mignolo. Lì a Courmayeur c'era tutto solo Tino Albani, accademico, lui poi è diventato accademico, che non aveva compagni e non sapeva, ma voi dove andate? Ma noi andiamo magari al Ritorato a vedere, piacerebbe anche a me, Romano dice, ma io siamo già in due, e anche noi eravamo in due. Poi gli ho detto, ma dai, vieni, se la facciamo in due magari la facciamo in tre. Siamo lui della protezione, non era attrezzato, vedrete poi in parete come era attrezzato questo signore. Siamo andati all'attacco, abbiamo iniziato la via, Romano Perego e il compagno sono stati davanti perché erano molto più veloci, e io, Brignolo e Tino Albani abbiamo seguito la cordata da tre, che è una cosa lentissima, però le giornate erano belle, un'arrampicata fantastica. Allora abbiamo proseguito e naturalmente lungo Tino Albani lui veniva su anche lui molto molto baldanzosamente. Questo sono, è il panorama sulle ghi di Chamonix, è bellissimo, e questa fantastica visione, le periade sotto, infatti questa visione ci ha fatto fare una cosa che montagna non avremmo mai fatto, bivaccare anche senza averne bisogno. Infatti siamo arrivati quasi in punta, ci siamo fermati per un bivacco perché volevamo goderci il tramonto e l'alba dalla parete nord delle Giornate. Questo è il traverso lungo a metà della via che poi riprende sullo sperone e sale su verso le placche finali. Sono le placche finali, una rampicata fantastica per arrivare su. Vedete, non era molto attrezzato per fare la notte. Non ha un casco in testa, ha uno stile di per assicurare un arrampicatore da davanti, non molto. Però il suo lavoro l'ha fatto ed è arrivato in punto con noi. Questi sono gli ultimi passaggi prima di uscire sulla vetta della Volker, che è la vetta principale della. Romano intanto era già uscito, ecco, questa è proprio l'entrata, cioè la porta d'uscita dalla Volker verso la punta della montagna. Romano e il compagno erano già usciti, erano già scesi giù alla palate e che ci stavano aspettando. E anche questa qui, per fortuna, è stata una delle. Ecco, questo è l'Albani che sta uscendo anche lui dalla parete, e questo
poi ci siamo riuniti in punta, abbiamo fatto una bella foto. Lo sfondo, Giovanni Vignolo, Pino Albani e sottoscritto in vetta alla porta. Anche questa è stata una grande, grande, grande salita, con una visione del Monte Bianco veramente incantevole. Se non siete stufi, nel 65 due ingegneri del Politecnico di Torino volevano organizzare una spedizione di studio alpinistico e anche alpinistica in Afghanistan e avevano chiesto a me, perché io conoscevo l'ingegner Barbelli e mi ha detto se avevo voglia di accompagnarli con mio compagno, io ho proposto Romano Perego. E allora ci siamo uniti a loro due e abbiamo fatto questo splendido viaggio in Afghanistan. Ci siamo fermati a Kabul, abbiamo girato abbastanza. Queste sono le ultime immagini probabilmente dei Buddha di Bamiyan. Bamiyan poi fatti saltare dai talebani durante la rivoluzione. Queste sono le vicende a cui ogni tanto ci sottoponevamo per superare certi passaggi della strada e siamo andati nella valle del Pan de Ko, che è una grande valle su cui stavano erano degli operai che stavano realizzando una grande diga che i russi avevano progettato per sbarrare tutta la valle con un grande lago. Qui siamo arrivati quasi al campo base. Noi avevamo intenzione di salire il Bandico, che era una bellissima montagna, ma ancora noi tenevamo da scalare. Siamo arrivati e lì abbiamo messo il campo base e poi dopo questo è il Bandico. Con Romano abbiamo iniziato l'arrampicata e con un bivacco siamo riusciti a salire a 6.800 metri di quota su vetta a questa montagna, dove abbiamo trovato una delle grandi delusioni. Due giorni prima una cordata austriaca dal versante sud, molto più leggera, più facile, era salita in punta al Mandico, fregandoci la prima salita di questa montagna. Comunque la soddisfazione della salita nostra, della nuova via aperta su questa montagna è stata fantastica. Queste sono le foto di Rito sulle montagne con l'attrezzatura di allora, i pantaloni alla tuava, i gettoni e tutto. E siamo ancora nel 65, quindi è stata una bella avventura. Allora, la montagna dell'acqua. Come si sia venuto in mente la questione dell'Arara, non so. Con Cassarà, Giovanetta Cassarà, ci siamo detti, ma perché non andiamo a vedere com'è l'Arara, la montagna dell'Arara? Va bene, ci siamo messi d'accordo, lui con le sue confidenze con lo stabilimento Lancia, si è fatto prestare Super Jolly, era questo, un piccolo camper che costruiva allora la Lancia, e con quel camper ci siamo fatti 4.000 km da Torino a Dugu Bayazid, dove si fermava la strada per arrivare ai piedi di questa montagna mitica che è di 5.200 e qualcosa metri. Ed è stata una bella avventura. Ogni tanto avevamo i nostri piccoli incidenti. Ecco, questo qui è l'Arara dalla parte di Dugu Bayazid. La via normale sale sul fianco sinistro e poi fa la cresta. Noi abbiamo, come al solito, voluto fare qualcosa di diverso.
la serata di ghiaccio al centro, abbiamo superato i muri di ghiaccio e poi siamo arrivati in punta alla Lucca. Anche questa è stata una bellissima avventura, soprattutto per il viaggio, e anche perché era anche il mio viaggio di notte. Ho convinto mia moglie, perché era Laura, e allora, e quell'anno ci siamo sposati, per facciamo un viaggio di notte. Non eravamo soli, c'era Emanuele Cassarà, Alberto Risso e Giorgio Griva. È stato un bellissimo viaggio. Ma lasciamo stare le montagne, tutte queste montagne. Cosa c'era di diverso? Cosa era venuto fuori? Cosa stava maturando nel mondo alpinistico? Maturava una nuova concezione dell'andare in montagna, dell'arrampicare, di come prendere soddisfazioni anche se non si arrivava in punta. La svolta degli anni 70, la riscoperta delle piccole strutture, il nuovo mattino, questo nuovo modo di vedere l'arrampicata, di intendere l'arrampicata, di trarre soddisfazione dal punto tecnico, quei nuovi materiali usciti allora in quegli anni arrivati dall'America e dall'Inghilterra. E anche in Piemonte, tra i nostri migliori giovani di allora, Giancarlo Grassi, Gian Piero Monti e altri molti altri che hanno fatto un gruppo, il famoso Nuovo Mattino. Nuovo Mattino. Era già detto così. Adesso è diverso. E hanno incominciato ad aprire per le stupende vie nella Valle dell'Orco. Hanno scoperto la Valle dell'Orco. Noi, vecchi alpinisti, allora, vecchi alpinisti, non avevamo mai dato importanza a quelle grandi strutture di granito che si elevavano nella Valle dell'Orco. Invece loro no, le hanno scoperte e le hanno attaccate con i venti di allora. Non solo Marco Bernardi, che incominciavano allora a provare a fare dei passaggi in modo diverso, non tutto in progressione sui mezzi artificiali, ma anche sui mezzi naturali. E per far questo hanno avuto l'ispirazione di un grande arrampicatore. Questa è la famosa fessura della disperazione che ha dato l'avvio all'arrampicata nella Valle dell'Orco, da questi grandi giorni. L'ispirazione l'hanno avuta da uno scozzese, da Costelli. Era uno studente del Politecnico di Torino che cercava amici per andare in montagna. E dato che faceva il custode di uno del Politecnico, e ha preso questo ragazzo e ha detto: ma ti porto io, Malvassora, Piero Malvassora, che faceva il bidello in un settore del Politecnico. Vieni con me, ha detto a Costelli, vieni con me, ti porto a incontrare dei miei compagni, dei giovanissimi che vogliono cambiare delle cose, vogliono arrampicare in modo diverso. E ha portato questo Klosterlitz in Valle dell'Orco. Questo ragazzo ha cambiato totalmente il modo di arrampicare, il modo di interpretare la roccia, interpretare i passaggi, ed è stato fondamentale per lo sviluppo di quegli anni, di quel settore, che hanno realizzato delle vie formidabili su quelle strutture. Però ancora secondo il modo vecchio, cioè con molti chiodi, utilizzando il materiale anche come progressione. Invece i tempi stavano mutando nell'arrampicata, diciamo così, libera,
tecnicamente pura. Questo è Pösteri della sua famosa fessura Pösteri. E ha cambiato il modo di arrampicare. Il modo di arrampicare di quei tempi. Ha insegnato come si salivano le fessure, come si salivano le placche. E da allora i tempi sono cambiati. Sono andati avanti. Noi siamo noi vecchi della vecchia generazione, siamo rimasti un po' scombussolati da questo modo di arrampicare, però era il modo giusto e difatti è stata una tappa per la successiva rivoluzione, quella degli anni '80, dove l'arrampicata, dall'arrampicata puramente artificiale, utilizzando tutti i metodi possibili, immaginabili per superare i passaggi, diventava un'arrampicata tecnica, un'arrampicata dove diciamo così, le capacità dell'arrampicatore si estrinsecavano senza avere senza l'utilizzo dei chiodi, ma solo essenzialmente con la tecnica, con le mani, con i piedi, utilizzando le nuove scarpette d'arrampicata e non più gli scarponi. E sono cambiati i tempi. E difatti molte vie spettacolari sono state aperte in quel modo lì, con un modo nuovo di arrampicare. E intanto è nata in quegli anni e anche in noi vecchi, anche in me, il fatto di dire ma se è un'arrampicata pura, se è un'arrampicata tecnica, che esclude, diciamo così, dal punto di vista dei fattori ambientali, i fattori, è un'attività sportiva. Sta diventando un'attività sportiva per forza, perché non è solo un'arrampicata in montagna, si imparava anche a cadere, perché la caduta era non più una cosa da eliminare completamente, ma era una cosa da dominare, da riuscire a dominare, da saper cadere e poter riprendere. Quindi praticamente stava diventando uno sport. E lì è nata in me, in Emanuele Cassarà, in Marco Bernardi, l'idea di realizzare a Torino una palestra di arrampicata. Una palestra grandissima, enorme, che per dare la possibilità anche a chi abitava in città e non poteva andare fuori di poter arrampicare. E questa è stata fondamentale per dare l'avvio al nuovo modo di affrontare l'arrampicata, al nuovo modo di concepire un'arrampicata, non più puramente alpinistica, ma una arrampicata sportiva. Questa è la palestra realizzata negli anni '80 nel Palazzo Avera, dove era aperta alle scuole, era aperta alle guide alpine, c'era anche la parte del ghiaccio, c'erano le pareti di gomma dove si saliva con la piccozza e erano fuori. Poi c'erano varie occasioni, e erano più di 500 metri di sviluppo di arrampicata per un'altezza di 12-15 metri. Ed è stato veramente un avvio veloce per arrivare veramente all'arrampicata sportiva, che non era una alternativa all'alpinismo, ma era una vera attività che si affiancava all'alpinismo, ma con un suo credo, con una sua dialettica. Questa è l'inaugurazione della palestra che era stata dedicata a Guido Rossa, e questa è la cerimonia dell'inaugurazione della palestra di Guido Rossa, dove un giovanissimo Andrea Giorda scopriva la targa per Guido Rossa, era anche presente Reynold, era venuto e non ha criticato molto questa la faccenda della palestra, però diceva che sì,
era una cosa, era, poteva avere sviluppo questo modo di arrampicare. E effettivamente quel giorno è stato il coronamento delle idee che pian piano si erano maturate dagli anni 70 agli anni 80 per arrivare poi all'arrampicata sportiva. E difatti nell'85 questo è Massimo Mila che legge la dedica della palestra a Guido Rossa. E questo è il giovanissimo Andrea Giorda che scopre la targa di bronzo dedicata all'amico Guido, non c'era più. Era una palestra molto versatile, molto adatta, sia c'era la roccia, c'era il cemento, c'era gli strapiombi, quindi era abbastanza completa dal punto di vista così dell'allenamento, soprattutto urbano. E questo per forza portava a fare un passo più avanti. Perché abbiamo pensato, visto che è un'arrampicata ha un aspetto sportivo e tutto, non può essere anche un'arrampicata competitiva dal punto di vista della tecnica, senza andare a cercare delle questioni filosofiche? E lì abbiamo incominciato con Cassarà a elaborare diverse cose. Abbiamo convocato al Monte dei Cappuccini alcuni esponenti migliori di quell'epoca, da Bernardi a Godoff, a Gallo, a Ballerini, a Pedrini, Petri, Preti, Grassi, Giancarlo, Bonis, a Pirona, per sentire i loro pareri. E i pareri erano alcuni discordi, altri molto favorevoli a questa nuova visione dell'arrampicata. E qual era per noi il migliore banco di prova per, diciamo, iniziare questa nuova avventura? La parete dei Militi a Bardonecchia. Abbiamo trovato molta accoglienza dal punto di vista amministrativo, dal sindaco degli altri, e abbiamo ci siamo messi ad organizzare questa famosa Portroccia 85, roba che ha suscitato le ire di tutti i vescovi, come li chiamavano, che sarà del Club Alpino Italiano, perché non era una cosa giusta, era una cosa che intaccava i principi morali dell'arrampicata, dell'alpinismo. Noi, per te, siamo andati avanti e abbiamo rischiato, perché non sapevamo la risposta che potevamo avere. Allora abbiamo organizzato una cosa da pazzi, perché ci eravamo impegnati personalmente, anche dal punto di vista poi eventualmente di ripianare le spese, una cosa, non so perché abbiamo fatto una cosa del genere. Fino al giorno prima non sapevamo quanti venivano a gareggiare, anche perché c'era stato il manifesto dei francesi con la Destivel, con tutti i grandi arrampicatori francesi e italiani che si opponevano a questo diciamo così, omicidio dell'arrampicata, che non ci doveva fare. Il giorno della gara si sono presentati in 160 ed è stata veramente una cosa straordinaria, perché oltre agli atleti sono arrivati migliaia e migliaia di spettatori alla base della parete dei Militi, che i vecchi da Genova Sutti, Boccalatte, a Chapeau, a vedere tutta quella gente gli avrebbe preso un colpo a vedere tutta quella gente lì sotto. Eppure è stato un vero spettacolo per la prima volta su quelle pareti. La Destivel, la Giovane, i Preti e tutti i nostri applicatori
alcuni invece, Vanolo è venuto a fare il giurato perché non si fidava ancora, ma quello che ci ha dato lo stimolo più forte è stato Riccardo Cassì. Ha detto: avete fatto bene, noi l'abbiamo nominato presidente della giuria ed ha seguito la gara ed è stato formidabile nei suoi anni che aveva, però a vederlo applaudire questa gente. Stefan Glovas, primo Bardonecchia, quando si è messo in quella posizione per arrivare all'ultimo appiglio è scrosciato un applauso incredibile alla base della parete. Una posizione così non l'avevano ancora vista nessuno in parete. Quindi anche quello era una crescita, un modo diverso di arrampicare, che ha dato l'avvio a un anno, a ulteriore sviluppo. Questa è stata la premiazione della prima gara di arrampicata al Pian dei Militi, alla base della parete. Questo è il sindaco che sta facendo le sue, questa premiazione con Riccardo Cassì dietro, poi c'è Marco Bernardi, il capo dei tracciatori, Alberto Risso, ed è stata la cosa più bella che siamo riusciti a imporre, più che imporre, a far entrare nella concezione dell'arrampicata questo fatto sportivo che esulava da tutte le questioni dei sentimenti, delle filosofie, tutto così. E con la gara anche dell'86 ad Arco, veramente nasce la Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana. È stata riconosciuta poi dal CONI negli anni 90, quando abbiamo fatto il primo campionato italiano di arrampicata urbana. Questo è il Palavela com'era. Il Palavela com'era, che adesso non c'è più, perché per le Olimpiadi del 2006 gli architetti e il comitato organizzatore delle Olimpiadi hanno ritenuto che questa parete non serviva più, malgrado che Renzo Piano avesse fatto un progetto alternativo a quello loro che poi è stato fatto. Poi ha riconosciuto la federazione nel 90, e poi c'è stato uno sviluppo di nuove palestre, quella a Torino del Palagracini, quella fantastica che praticamente è la migliore d'Europa di Arco, che è dove si svolgono ormai tutte le gare di arrampicata europee e mondiali. Questo è il grande stadio di Arco. E l'arrampicata sportiva è stata veramente, questo riconoscimento ci ha dato una grande soddisfazione, perché come diceva Cassarà, arriveremo alle Olimpiadi e nel 2020 siamo arrivati alle Olimpiadi. Una cosa fantastica, una cosa incredibile, che non cancella un'alba su un colle ghiacciato verso i 4.000, ma si unisce alla grande avventura dell'arrampicata sportiva, quella grande avventura dell'alpinismo che noi abbiamo sempre nel cuore. Il grande gioco continua, alpinismo e arrampicata, e sia sempre così. Grazie.
anche perché è stato un crescendo, ma anche nel tuo tono di voce, mentre all'inizio sembrava, alla fine ti sei entusiasmato, noi pensavamo che entusiasmassi per le grandi imprese alpinistiche, ti sei entusiasmato di più sulle ultime cose più giovanili e più recenti. E io solo la luce negli occhi non lo individuo, ma so che c'è il sindaco che ti voleva conoscere, il dottor Bruzzone, se ricordo bene. Buonasera. Buonasera. Non si era mai sorprendato come prezzemolo, come si dice. Buonasera a tutti, è veramente un onore, un piacere avere qui Andrea Millano, la storia dell'alpinismo, dell'arrampicata sportiva. Molto interessante questo excursus che ha fatto questa sera, ancora una volta ci siamo emozionati, abbiamo vissuto attraverso le immagini e le parole, la passione per la montagna, per questo sport meraviglioso. Ringrazio il CAI di Arenzano per averci dato l'opportunità di condividere questo percorso, la seconda serata qui a Cogoleto. Speriamo che ce ne siano poi anche altre in futuro. Ci piace essere parte della storia dell'alpinismo, e quindi anche se le nostre vette non sono così alte, però ci sono molti appassionati e quello che abbiamo a disposizione è comunque una palestra per poter iniziare le avventure verso la montagna, tra l'altro percorsi che finalmente iniziamo a riappropriarci dopo questa parentesi di chiusura a causa della peste suina. Insomma, abbiamo ancora qualche limitazione, non possiamo vedere a pieno a 360 gradi i nostri monti, però si intravede una via d'uscita, e questo è molto importante. Lasciamo un piccolo presente di questa partecipazione. Nulla di che, un libro sulla storia di Cogoleto per ringrazio tutti della partecipazione e vi auguro buona serata. Grazie. Se c'è qualcuno che ha qualche curiosità ulteriore, qualche domanda, qualche cosa da chiedere ad Andrea, abbiamo già raccontato tutto, dici, però Andrea è qui disponibile per i vostri quesiti, se ce ne sono. Tutto bene, no, già soddisfatti. Colgo l'occasione per salutare il presidente generale della Giovane Montagna, l'avvocato Stefano Rezzoso, che è qui con noi questa sera, è genovese, Genova ha anche un presidente generale della Giovane Montagna nella sua città, e proprio a casa loro, presso la Giovane Montagna, faremo il prossimo incontro sull'alpinismo il 12 maggio, se ricordo bene, comunque poi circoleranno le notizie sui social, eccetera. Sarà una serata dedicata tutta ai grandi itinerari storici sul Monte Bianco, presentata da un altro nostro socio, Luciano Peirano, ligure anche lui, chiavarese, dei grandi vie del Monte Bianco, 12 maggio presso Palazzo Ducale a Genova, in compagnia della Giovane Montagna, appunto. E torniamo con Andrea ancora un momento. Io sono veramente con grande piacere che sono qui con lui questa sera. Rappresentava per quelli della mia generazione un po' un punto di riferimento questo tipo di alpinismo. Io sono arrivato a ripetere qualcuna delle vie che ci ha fatto vedere questa sera ancora in età abbondantemente matura. Nulla. Se nessuno di voi ha interventi da fare,
Ringrazio Andrea di essere stato qua, ringrazio il Comune di Cogoleto di averci ospitato in questa sala, ringrazio il CAI di Arenzano di essersi reso disponibile per organizzare queste serate che abbiamo trascorso insieme, e a nome mio, del Carlo Pino Accademico, saluto tutti, lascio il microfono ancora ad Andrea per un saluto ancora da parte sua e appuntamento alla prossima occasione. Io vi ringrazio molto per la pazienza, per l'accoglienza veramente calorosa che mi ha commosso. Grazie molte, andate in montagna come andate anche a arrampicare.